Allora, quanto ti muovi, Doris Zaccone? Io mi muovo molto. Meno male. Io mi muovo molto. Mi piace. Sono una sportiva. Sei una sportiva. Non corro, ma marcia lei. Marcio. E lo dico con una certa. Ti pareva che doveva essere diverso dagli altri. No, non mi piace correre, non mi è mai piaciuto, ma non mi piace neanche camminare, basta. E quindi mi sono appassionata a questo sport che è la marcia, che trovo bellissimo perché devi coordinare il cervello e il corpo, devi riflettere, è un gesto molto tecnico, molto dispendioso, anche energizzante? No, dal punto di vista delle energie, facciamo così. E quindi mi piace molto. Però perché mi hai fatto questa domanda? No, ti faccio questa domanda perché c'è una ricerca molto interessante, il costo sociale e sanitario della sedentarietà, cioè non muoversi ci costa, non solamente a livello fisico e psicologico, ma proprio economicamente. E questa ricerca è stata presentata da Svimez e da WISP, e noi abbiamo al telefono il presidente WISP, che è Unione Italiana Sport per Tutti, Tiziano Pesce. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Doris, buongiorno Silvia e buongiorno. Grazie per questa opportunità. Grazie a lei. Senta, allora adesso avremo un'altra occasione per litigare, perché a questo punto fare attività fisica o non farla non è più una scelta individuale, diventa anche un po' una scelta che ricade sulla collettività. Cioè, cosa è venuto fuori da questo rapporto? Quanto costa in termini economici non fare niente, cioè stare a poltrire sul divano? Sì, la ricerca che abbiamo presentato nei giorni scorsi, una ricerca che come WISP abbiamo realizzato insieme a Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, sostenuta da Sport e Salute, mette in evidenza, come avete anticipato, una forte connessione fra abitudini sportive degli italiani e sedentarietà, e soprattutto mette in evidenza come esista un'interconnessione fra attività fisica, sedentarietà e costo sociale. Abbiamo dei dati veramente significativi e preoccupanti all'interno di un quadro che, come sappiamo, purtroppo vede sempre il nostro paese diciamo ai vertici della classifica, della brutta classifica della sedentarietà. Addirittura abbiamo in questa ricerca evidenziato come la spesa sanitaria si riduca di 97 euro tra chi pratica sport, mentre cresce di ulteriori 52 euro tra i sedentari. Ci sono ovviamente delle forti differenze fra le aree del centro-nord e il mezzogiorno, ma soprattutto questa ricerca ha messo in evidenza, ecco, dei dati importanti per i decisori politici, per i decisori pubblici. C'è bisogno in questo paese di investire maggiori risorse sulla pratica fisica e sportiva, perché appunto consente di guadagnare salute. Il sottosegretario al Ministero della Salute, intervenuto in sede di presentazione nazionale, ha voluto, ecco, credo, fare una sintesi molto efficace: lo sport è salute, la salute è sport. Ecco, quindi dobbiamo dare proprio la possibilità a tutti di accedere allo sport. Tra l'altro c'è un dato preoccupante che riguarda invece i minori, i ragazzi, che sono sempre più sedentari. Assolutamente, non ci possiamo dimenticare che, sebbene da due giorni si sia superato lo stato di emergenza sanitario, la pandemia ovviamente c'è ancora. Abbiamo due anni alle spalle appunto di pandemia, di stop in molti mesi forzato proprio per le attività sportive. Il dato appunto che avete sottolineato mette proprio in risalto questo, come ci sia una situazione molto negativa proprio fra i minori, tra i più giovani. E allora ancora una volta sottolineiamo il ruolo dello sport proprio come agenzia educativa, come terza agenzia educativa in Italia dopo la famiglia e la scuola, sicuramente un valido strumento per educare, per trasmettere modelli e valori ai più giovani. Ma qua ci sarebbe da parlare molto a lungo anche di come ancora in questo paese ci sia pochissima attenzione anche all'interno del sistema scolastico verso l'educazione fisica e motoria. E non solo, come nel nostro paese ci sia ancora un fortissimo divario tra centro-nord e sud, perché voi avete evidenziato che al centro-nord si fa molto più sport rispetto al sud, e al sud l'aspettativa di vita è inferiore di 3 anni rispetto al centro-nord, e immagino che questi dati siano in qualche modo connessi. Sì, assolutamente, delle differenze fra nord e sud Italia
che sicuramente, ecco, frenano la diffusione della pratica fisica e sportiva, con, appunto, ancora una volta sottolineiamo, conseguenze negative per la salute, la spesa pubblica e lo stile di vita della popolazione. E nel centro-nord circa il 42% della popolazione adulta pratica sport regolarmente e circa il 27% saltuariamente. Sono percentuali proprio che quasi si invertono nel mezzogiorno, perché la maggioranza che pratica sport saltuariamente sale al 33%, mentre di fatto possiamo dire solo una persona su due lo pratica abitualmente. E poi questo dato sì, molto, ecco, ci deve far riflettere, perché nel mezzogiorno diminuiscono proprio le aspettative di vita, che rimangono inferiori appunto di 3 anni rispetto a quelle degli adulti, diciamo, del centro-nord. Lo sport fa bene. Il problema è che non ci sono le strutture per fare sport, però quindi mancano. Esattamente. Sì, un altro dato è proprio quello che riguarda gli impianti sportivi, perché nelle regioni del nord, del centro-nord, la ricerca mette in evidenza come sia diciamo, più di uno sportivo su due utilizzi un impianto sportivo che è sostanzialmente quasi sempre di proprietà o comunque a gestione pubblica, mentre al sud soltanto il 37% lo pratica all'interno di un impianto pubblico. Quindi un divario sicuramente, ecco, generato da una minore diffusione di impianti sportivi pubblici al sud, e su questo ovviamente si innestano tutte le necessità di avere un'attenzione verso l'impiantistica sportiva, soprattutto nel mezzogiorno, ma come WISP cogliamo l'occasione di questi dati per mettere in evidenza come spesso ci possa essere anche la semplice, tra virgolette, necessità di investire anche poche risorse in termini appunto economici per a volte rigenerare impianti di prossimità, anche piccoli impianti. Quindi non pensiamo solo agli impianti più grandi o agli impianti sportivi tradizionali, pensiamo anche a quelle strutture, diciamo, cosiddette ormai playground, per usare una definizione anglosassone. Pensiamo anche a tutte quelle attività che sono nate negli ultimi anni, lo skate, il parkour, che necessitano veramente di poco, e bisogna tenere anche l'attenzione alta su questo, ed è un tema che mai come in questo momento diventa centrale. Pensiamo a tutti i temi della sostenibilità, quindi non solo economica ma anche ambientale. Certo, e poi comunque c'è anche la WISP, che è proprio questo, Unione Italiana Sport per Tutti, perché si dà la possibilità, proprio anche iscrivendosi proprio alla WISP, di partecipare a tante iniziative. Tra l'altro ricordiamo domani Vivi Città, no? In 30 città italiane torna proprio questa manifestazione dove si può correre, si può camminare. Vedi, la corsa è molto democratica, un paio di scarpe, esatto, una tuta, due pantaloncini, una maglietta e poi andare a correre. Quindi domani appuntamento con Vivi Città. Ringraziamo Tiziano Pesce, presidente della WISP. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata e grazie. Radio Capital.